insieme per un percorso, un cammino verso la verità e verso la bellezza è davvero una cosa sorprendente. E abbiamo imparato, e io ho imparato, leggendo Calvino, quello che Calvino scriveva in una lettera del 1° dicembre del 1960, tra i suoi attuali, diceva: la cosa che io vorrei poter insegnare è un modo di guardare la realtà, ovvero un modo di stare al mondo. Ecco, Calvino vorrebbe poter insegnare come lui ha imparato a guardare la realtà. E Calvino scrive ancora che lui non scrive perché vuole insegnare qualcosa, ma perché vuole imparare, perché vuole andare a scoprire qualcosa nella realtà. Calvino scrive perché gli capita qualcosa, e questo è evidente nella giornata di uno soldatore, perché Calvino il 7 giugno del 1953 si reca al Cotoleto per soli 10 minuti come rappresentante di lista del Partito Comunista. Viene inviato lì per controllare che non ci siano brogli elettorali, quindi con una finalità e anche con un preconcetto, quello che al Cotoleto ci siano dei brogli. Ma quei 10 minuti sono così sorprendenti che Calvino decide di scrivere il romanzo. Sono sorprendenti perché vede dei volti, perché assiste a delle conversazioni che sono particolarmente toccanti, e Calvino decide di scrivere un'opera, ma è troppo poco quello che ha visto. Calvino ha intuito una bellezza, ha intuito una verità, ma ha bisogno di ritornare a vedere, e già questa cosa è bellissima. Calvino vuole ritornare a vedere, e intanto negli anni 50 cadono dei fatti in Europa particolari. Basta citare quello del 1956, i fatti di Budapest. Dopo la ribellione del 23 ottobre del 1956, ecco che entra l'Armata Rossa il 4 novembre di quell'anno, e quella ribellione viene repressa nel sangue, più di 2000 morti. E capito, l'anno seguente decide di uscire dal Partito Comunista, via la tessera, ma decide di uscire dal Partito Comunista per poter parlare liberamente, per poter esprimere quello che lui pensa con libertà. E finalmente nel 1961 viene chiamato come soldatore al Cotoleto. Il Cotoleto, ragazzi, è una città nella città, costruita tra 1832 e 1842 da un prete, Giuseppe Cotoleto, dove si trovano persone inferme, deformi, persone che all'epoca venivano nascoste dalla società, quasi 5.000 persone. E Calvino rimane per 2 giorni al Cotoleto come spettatore, e Calvino ha la possibilità anche di andare in corsia per accogliere i voti, e quindi vede anche le scene più pietose, quelle persone che non si possono muovere dal letto. E questa volta le scene che vede sono tante, sono così toccanti che Calvino deve aspettare a scrivere. E scrive infatti nel 1962, e soltanto all'inizio del 1963 esce il romanzo La giornata dello spettatore. Pensate, Calvino avrà modo di dire nell'intervista ad Andrea Barbato che questo è il parto più lungo. Calvino impiega tanto a scrivere i libri, ma mai ha impiegato 10 anni per scrivere un romanzo. Poi un romanzo, in realtà ne esce un testo molto particolare, perché è una sorta di mescolanza, di commistione di un pamphlet, cioè di un'opera polemica nei confronti delle elezioni e della democrazia, un'opera però che è anche saggistica, è una riflessione filosofica, umana, esistenziale, e al contempo è un saggio filosofico, perché la
cioè la realtà è complessa, è stratificata, e allo stesso modo quest'opera è stratificata come la realtà. Per capirla dobbiamo leggerla più volte e dobbiamo avventurarci nel percorso che va dal vino lì al Cotoletto. E Caprino deve scegliere anche il nome del personaggio, perché il nome è importante. Dicevo dei latini che nel nomen c'è l'omen. Il nome deriva da omen, cioè l'augurio, il presagio, il destino. Nel mio nome c'è la mia strada, c'è il mio destino. E Caprino decide di scegliere un nome particolarissimo: Amerigo Ormea. Amerigo, perché Amerigo? Amerigo Vespucci è colui che ha riconosciuto per la prima volta che la terra che aveva scoperto Cristoforo Colombo era l'America, non erano le Indie. Amerigo Vespucci è quindi un navigatore, ma anche uno che scopre e che dà un nome. Ormea è l'anagramma di Amore. Vuol dire che all'interno di quest'opera noi non dobbiamo semplicemente andare a cercare cosa fissa Calvino della politica, dei codici elettorali o di quant'altro, ma Calvino si interrogherà sulla vita, sulla felicità, sulla bellezza, sull'amore. Ormea è anagramma di Amore, ma Ormea è anche anagramma di Romea, femminile di Romeo. Romeo, un nome che nel Medioevo ha grande importanza perché indica il pellegrino che va a Roma. Colui che va in pellegrinaggio a Roma si chiama Romeo. Questo Amerigo Ormea è una persona che decide nella vita di non rimanere sulla spiaggia, di non rimanere fermo, di non rimanere nella tranquillità delle idee che ha già sulla vita, nella tranquillità del io so già, ma che si avventura nel viaggio della vita. Amerigo Ormea è un po' come il Cristoforo Colombo del dialogo di Leopardi, il dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez, uno che decide di intraprendere il viaggio della vita guardando gli indizi che ci sono nella realtà. E pensate, Ormea, proprio dentro la parola Ormea guarda gli indizi che ci sono nella realtà. Amerigo Ormea intraprende il viaggio della vita come nel Fedone di Platone. La traversata della vita bisogna farla, non si può rimanere sulla spiaggia. E allora il viaggio di Amerigo Ormea è un viaggio di liberazione. È un viaggio di liberazione dal sguardo ideologico che lui ha sulla realtà, su di sé, su Lia, che è la sua fidanzata. È un viaggio di liberazione dal preconcetto, dal pensare già di sapere. Se leggiamo i primi capitoli del romanzo ci rendiamo conto che il verbo sapere è molto presente. Amerigo queste cose le sapeva già. Amerigo sapeva che sarebbe stata una giornata plumbea e triste. Amerigo sa già. E la differenza tra il sapere e lo scoprire è una differenza fondamentale. Per capire meglio cosa significa scoprire, andiamo a rivedere la novella Charles scopre la luna di Pirandello, una novella che tutti voi conoscete e se non l'avete letta andate a rivederla. Ciaula aveva paura del buio fuori, Ciaula era un minatore che non aveva paura del buio della miniera, ma aveva paura del buio che c'era di fuori. E un giorno, uscendo fuori dal ventre della terra, bellissimo, uscire dal ventre della terra, come dire rinascendo, Ciaula scopre la luna. Sì, lo sapeva, sapeva che c'era la luna, ma come tante cose noi sappiamo. Vedete ragazzi,
a scuola, noi ci andiamo spesso, noi professori, anche noi ragazzi, pensando già di sapere, ma noi dobbiamo ribattezzare ogni giorno, interrogando quello che incontriamo con le domande che noi abbiamo in quella giornata, con le domande che noi viviamo in quel momento. E già la scopre la luna, scopre una presenza amica della realtà, una luce che illumina la realtà in modo diverso. Quando quello che noi facciamo a scuola non è soltanto sapere, ma è scoperta, vuol dire che un pezzo di realtà diventa nostro, e allora un pezzo di realtà diventa più bello. E per questo che è bello studiare, leggere la letteratura, ma per questo che è bello studiare, perché quando io leggo Leopardi che fa il più luna in cielo, dimmi che fa silenziosa luna, comprendo che ogni volta che c'è la luna piena io devo guardarla in un modo diverso. Le parole, la letteratura mi parlano, mi interrogano e illuminano la realtà in un modo diverso. Bene, Amedeo Corneà è uno che decide di lasciare da parte quello che già sa. E come fa? Lo fa guardando la realtà. Amedeo Corneà, come tutti noi, sa già all'inizio. Amedeo Corneà ha uno sguardo idrociato su Cotoletto e all'inizio non lo guarda a Cotoletto, perché lui pensa che il Cotoletto sia soltanto una riserva di voti per il Partito Democristiano, pensa che sia un luogo di brogli elettorali e quindi non guarda, non osserva, ha un pregiudizio, sa già cos'è il Cotoletto. Ma Amedeo Corneà ha un pregiudizio su di sé, come spesso l'abbiamo noi. Amedeo Corneà pensa di essere democratico, pensa di trattare tutti allo stesso modo, pensa che tutti abbiano gli stessi diritti e che tutti abbiano diritto di voto al Cotoletto e tutti possano votare. Ma non si è mai osservato bene in azione e per questo scoprirà qualcosa su di sé. Ma Amedeo Corneà ha uno sguardo ideologico anche sulla persona che dovrebbe verificare, che è la fidanzata Lia. Pensate a pranzo, Amedeo Corneà che abita vicino al Cotoletto va a casa sua e la cameriera gli dice: guarda che la tua fidanzata ti ha chiamato già due volte, e li chiamerà, dice Amedeo Corneà. E allora Lia li chiama e Lia chiede ad Amedeo Corneà: ma dove sei stato fino adesso? Sono stato al seggio. Ma quanto ci vuole per votare? Ci vogliono soltanto 2 minuti per votare. No, ma io sono al seggio per fare altre cose. Amedeo Corneà non aveva detto niente a Lia, non aveva condiviso con lei la sua passione per la politica, il suo essere comunista, il suo desiderio di andare ai seggi per controllare i voti. Si dice nel testo, c'erano delle cose di cui Amedeo Corneà con Lia non parlava ed altre di cui non parlava affatto. Puoi essere assieme ad una donna e non condividere con lei le passioni più profonde, il tuo credo, la tua fede. E infatti nel testo si dice che Amedeo Corneà viveva fino a quel momento delle relazioni balorde, delle relazioni balorde, delle relazioni in cui da una parte c'è lui con quello in cui crede e dall'altra parte c'è la fidanzata. Quando questi due pezzi non vengono messi assieme e il tuo io rimane così frantumato, distaccato, quando non hai il coraggio di condividere le tue idee, è perché vivi un disagio con la tua vita, un disagio con le tue idee, un disagio con le persone con cui ti rapporti. Amedeo Corneà vive tutto in questo modo, con questo sguardo ideologico. Amedeo Corneà rappresenta in un certo senso Calvino. Calvino, in una intervista del 66,
a Claude Buffon dice: io non sono mai soddisfatto delle definizioni, mai. Se c'è una parola, cattolico, cattolico, comunista, dice: io non mi fermo a quella parola, ma voglio andare al fondo di quella parola, voglio andare a scoprire che cosa significa quella parola. Quindi non mi fermo alle definizioni. La scuola non può essere imparare delle definizioni, ridurre la cultura delle definizioni. La cultura è esattamente il contrario. Definizione in senso etimologico significa chiudere i confini. La domanda, l'attività culturale è l'apertura di una finestra su un pezzo di realtà. Quindi non è una chiusura, ma è un'apertura. Ed è per questo che Calvino, nella stessa intervista a Claude Buffon, dice: sono molto distante da Voltaire. Qua ci sorprende Voltaire quando scrive un romanzo e crea un personaggio, fa sì che quel personaggio incarni un'idea. Per me è esattamente il contrario. Il mio personaggio si mette a camminare e vuol vedere come va a finire. I miei personaggi sono al contrario di quelli creati da Voltaire. Io non voglio incarnare le idee, ma voglio scoprire la realtà. Ed ecco che Urbina inizia ad osservare. Vi presenterò alcune scene che Urbina vede lì, in quella realtà del Cotonego, quando inizia ad alzare gli occhi, perché per guardare bisogna alzare gli occhi. Pensate, il primo modo del rispetto, respicio vuol dire guardare, è quello di guardarsi in faccia. Amerigo Urbina inizia a guardare e la prima cosa che vede è il male di vivere. Pensate, lo chiama prima scena il male di vivere, lì al Cotonego. Male di vivere è un'espressione di montagna. Spesso il male di vivere ho incontrato. Era il nido, che vergogna, era l'incartocciarsi della foglia rialza, era il cavallo stramazzato. Amerigo Urbina vede il male di vivere, la sofferenza e il dolore lì al Cotonego. Dirà Calvino in un'intervista: la lacerazione c'è nella vita, è inutile far finta che non esista, bisogna guardarla. È assolutamente falso pensare che le lacerazioni che abbiamo si risolvano nel reale. Se una rovina c'è, va cercata da un'altra parte. La prima cosa che vede Amerigo Urbina è il male di vivere, il dolore. Il dolore, che è il mio dolore, il dolore che c'è nella vita, c'è nelle altre persone. Ma poi Urbina inizia a guardare se stesso e fa una amara scoperta, perché vedendosi d'azione si rende conto che lui non avrebbe fatto votare le persone che sono lì al Cotonego, non le avrebbe fatte votare. Lui che si percepiva democratico, lui che è l'uomo tutto d'un pezzo, che crede che i diritti ce li abbiano tutti, pensa che quelle persone che sono meno matte o deformi o che non possono camminare o che non possono parlare non debbano votare e si opporrà al voto. Amerigo Urbina scopre nell'io in azione, nella realtà, di essere antidemocratico. Ma poi Urbina fa delle scoperte che sono bellissime, perché quando arrivano delle suore che devono votare, guarda la carta d'identità e vede la fototessera di queste suore, vede che nella fototessera il volto delle suore appare lieto, felice, bello. O quel fotografo, scrive lui, è perfetto ed è bravissimo, oppure queste suore devono avere qualcosa di particolare. E se la felicità c'è, è segno che va perseguita, adotta, a discapito di altro, lasciando da parte l'altro. Amerigo Urbina aveva rinunciato da tempo alla felicità, come spesso gli adulti. Se la felicità c'è, se c'è un mondo felice, se ci sono anche poche persone
per cercare di raggiungere questa letizia. Mi ricorda un autore che Calvino aveva caro, Leopardi, che nella lettera all'amico belga Jacobsen si chiede che cos'è dunque la felicità, mio caro amico. Pensate, un genio come Leopardi all'amico chiede che cos'è dunque la felicità, mio caro amico. E se la felicità non esiste, che cos'è dunque la vita? Può esistere una vita senza la ricerca della felicità, senza il desiderio e la domanda che la mia domanda, che la mia giornata, che la mia vita possa essere felice? Queste suore apparivano liete e a mio amico mi osserva tutte le carte d'identità, non tutte, soltanto quelle che avevano superato una certa soglia, quelle che non si aspettavano di risultare belle nella fotografia, quelle che avevano staccato e deciso una sorta di legame con la mentalità, quelle che erano libere dall'esito. Da questo risiedeva la loro letizia, perché invece c'erano altri volti che non erano così felici, altri volti di suore che erano ancora legati alla mentalità e che non risultavano felici. Ma la sorpresa è che anche, li chiamano gli idioti, quando troviamo nel romanzo la parola idioti è per descrivere queste persone, non è in senso negativo, queste persone che sono, sembrano infelici e che riappaiono in fotografia felici. Ma come anche questi idioti, quelli che sembrano idioti completi, appaiono in fotografia felici. E allora si domanda, ma come le suore arrivano alla felicità attraverso una strada, un percorso che loro hanno scelto, una consacrazione, ed è la stessa strada che il destino ha lasciato a queste povere persone che arrivano però alla stessa letizia. E quindi sorge in lui una domanda in quelle giornate: essere quelle persone con un volto lieto. Bellissima la scena delle suore e della fototessera. Il bambino, dice Leopardi, dello Zibaldone, vuole essere felice al momento. Man mano che noi cresciamo, tendiamo a procrastinare, a ritardare sempre di più l'attesa della felicità. Viviamo la scuola attendendo il fine settimana. Il mio studente del diario ha scritto: il dramma di oggi è che noi sopravviviamo in settimana per cercare di vivere il fine settimana. No, ritardiamo la vita, la rimandiamo al fine settimana, la rimandiamo alle vacanze, stiamo in apnea tutto l'anno, qualcuno sta in apnea tutto l'anno finalmente per attendere le vacanze, e gli adulti attendono la pensione, attendono la pensione. Leopardi arriva a dire che qualcuno arriva ad attendersi la soddisfazione dopo la vita, l'attenzione della fama, cioè vivi per avere una fama dopo la vita, no? Quindi intendiamo, diventiamo grandi a ritardare il compimento e la domanda di compimento, mentre si rende conto Calvino, che a Verigormia, che noi dobbiamo attenderci oggi, domandarci oggi, in questo momento qua, mentre stiamo ascoltando queste parole, dobbiamo attenderci un compimento, dobbiamo essere pieni di questa domanda. Poi altra scena, la scena di un nano e di un onorevole. Arriva un onorevole, quindi un deputato lì al Cotoleno della Democrazia Cristiana, per controllare come stiano andando le votazioni, e questo onorevole, dopo che ha controllato tutto, si isola un po' e a Verigormia vede il suo volto triste. E poi dall'altra parte c'è un anno che picchia ad una finestra perché vorrebbe comunicare con quell'onorevole, ma l'onorevole, dopo che l'ha guardato per un istante e riflette a Verigormia, probabilmente si è reso conto che quell'anno non voterà, l'onorevole si volta dall'altra parte e non lo guarda, e a Verigormia guarda e giudica negativamente quell'onorevole e inizia a chiedersi: chissà con chi avrà passato la notte quell'onorevole, chissà come vivrà. E poi, dopo aver dato un giudizio negativo su quel politico, si guarda dentro e dice: ma io sono molto più simile a quell'onorevole di quanto sia simile a quel nano, perché io l'umano non lo sto guardando, anche a
quei scene bellissime che iniziano a essere un accento di risposta che lui vede nella realtà sulla domanda di felicità. La prima scena è quella in cui c'è un prete, il presidente del seggio, e poi ci sono delle persone che devono votare con la Maria Europea. La Maria Europea ed altri si oppongono al voto. E allora a questo punto il prete dice qualcosa al presidente, gli dice: ma lei, presidente, non dice nulla, impediscono a queste persone di votare. E allora ecco che il presidente fa una sfogliata e dice: ma sono qui povere creature che quando vogliono esprimere la loro gratitudine voi glielo volete impedire. Vogliono esprimere la loro gratitudine le persone che sono di altro tempo. E allora ecco che gli chiedono: ma gratitudine a chi? E il prete risponde: a nostro Signore e basta. E allora all'Europa si interroga: ma queste persone che sono così piene di dolore, così piene di sofferenza, dovrebbero dire grazie a chi? Dovrebbero essere grati per che cosa? E gli vengono in mente, perché questo è il suo metodo culturale, Voltaire, Kafka e Lombardi, cioè tutte quelle persone, dice nel problema, che hanno parlato del dolore e della sofferenza. Ma ecco che nella scena dopo, sulla gratitudine, c'è la risposta a perché queste persone sono grate. È una scena toccante, se la leggete fa venire i brividi. C'è un omone che non ha quasi le braccia, soltanto due puntini, e questo omone prende la sigaretta e da solo accende la sigaretta e inizia a fumare. E allora chiedono a questo omone: ma lei da chi ha imparato? E lui risponde: io, grazie alle suore, so fare tutto. Non si può dire nulla contro le suore. Sono loro che mi hanno insegnato. Il volto di questo omone è grato e lieto. Da cosa proviene la possibilità di una letizia della vita? Mi chiedo e si chiede a Milenio: da riconoscere che siamo grati, perché sono stato amato e sono amato. Quell'omone che visto dall'esterno appare come una persona meno manca, incapace, in realtà lavora di altro tempo, addirittura lavora e può accendersi la sigaretta e sa a chi deve essere grato. Se noi nella vita siamo grati, vuol dire se riconosciamo le persone che ci costituiscono, le persone che ci hanno dato, le persone che ci fondano, nella vita sorge un grazie. Sapete, Sant'Agostino, in un bellissimo commento al Vangelo, quello in cui Gesù dice: a chi più ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, che è una frase molto provocatoria, ma come, se io ho tanto devo avere ancora di più, e se ho poco devo perdere ancora di più. Sant'Agostino dice: a chi è cosciente, a chi è cosciente di chi ti ha dato tutto, a chi è cosciente che quello che hai non è tuo, i talenti, i doni che hai non sono cosa tua, sono qualcosa da mettere a servizio, come il talento evangelico da mettere sopra il tavolo, non sotto. A chi è cosciente del debito di gratitudine, ecco, questa persona guadagna tutto. Chi invece non è cosciente, pensate alla nostra età, uno può decidere di tagliare i punti con tutto, di tagliare i ponti con i genitori, con la famiglia, con i professori, col mondo degli adulti. E voi crescete, voi state ovviamente intraprendendo un cammino dove poi farete delle scelte, prenderete delle decisioni. Ma qualcuno ci sta dicendo: in questo cammino che è tutto vostro, attenzione a non tagliare i ponti, a riconoscere chi ti fonda. Come dice San Tommaso, la vita di un uomo consiste
degli affetti che maggiormente ti sostengono e in cui trova la sua massima soddisfazione. Siamo fatti, siamo costituiti da volti, da rapporti, da persone che ci hanno dato tutto, che ci hanno dato tutto, e poi saremo noi a prendere le nostre scelte. Nella gratitudine, ecco, c'è la letizia di questi idioti che riconoscono che sono amati, perché per amare bisogna prima essere amati. E poi c'è un'altra scena, la scena in cui Amerigo Mia va in corsia per far votare quelle persone che non hanno la capacità di votare, e ci sono delle scene più strazianti. Amerigo Mia vede un uomo che è fermo nel letto con un papà che tutte le domeniche va al Cotolengo, e va al Cotolengo semplicemente per incontrare il figlio, ma vorrebbe dal figlio essere riconosciuto. Lo guarda nel e il padre schiaccia le mani da dare al figlio, e questo padre vede Amerigo Mia è triste, perché questo padre si aspetta di essere riconosciuto, ed è un'aspettativa giusta, attenzione, è giusto che il padre desideri essere riconosciuto, ed è triste perché il figlio non lo riconosce più, perché è totalmente idiota, per usare l'espressione del testo. Ma a fianco c'è una suora che è lieta e che elargisce sorrisi per tutti, anche addirittura quando impediscono il voto, lei è sorridente. Questa suora si trova lì al Cotolengo come se fosse in un giardino di delizie. Avete in mente il passaggio di Leopardi nello Zibaldone, il passaggio del giardino di sofferenza? Il nostro mondo è come un giardino di sofferenza. Il Cotolengo appare come un giardino di sofferenza, eppure quella suora è in quel giardino di sofferenza come se fosse in un giardino di delizie, come se fosse in un luogo bello, perché ad Amerigo Mia è sorta la domanda di bellezza in quel luogo in cui tutto sembra contraddire quel desiderio di bellezza. E quella suora è lieta e sorride per tutti, e quella suora capisce Amerigo Mia che non conosce istituti religiosi, non conosce i preti, non conosce le suore, ma nel guardare si rende conto che quella suora ha sorriso per tutti, perché lei dà, ma non si aspetta nulla, dà ed è libera dall'esito, lei dà e non vuole, non si aspetta di essere riconosciuta dalle persone che sono lì al Cotolengo. E allora Amerigo Mia dovrebbe dirle: lei è una santa, e Amerigo Mia dovrebbe trovare delle parole di gratitudine per lei, e Amerigo Mia si rende conto che sarebbe più bello un mondo dove incontrare persone come quella di suora fosse qualcosa di ordinario e non fosse legato della santità. Se tutti fossero come quella suora, con quella letizia, se nei nostri rapporti, quando chiamiamo l'amico, non misuriamo, ma iniziamo semplicemente a muoverci con la domanda verso l'altro e il desiderio di bene per l'altro, senza attenderci in cambio. Questo è quello che intuisce Amerigo Mia. E l'incontro con questa suora inizia un cambiamento, ma il cambiamento è il terzo passaggio dopo l'osservazione della realtà. Amerigo Mia inizia un cambiamento, questo cambiamento è in primo luogo un cambiamento di coscienza su di sé e sulla realtà, è una sorta, viene definita, di intelligenza nuova, bellissima intelligenza, intus, leggere l'etmo, leggere in profondità la realtà. Amerigo Mia la guarda diversamente ora che ha visto i volti di quella suora, e la prima presa di coscienza è che c'è diversità tra il fuoco che anima un'istituzione come il Cotolengo e l'istituzione stessa. Bisogna sempre ritornare al fuoco che ha animato un'associazione, che ha animato una istituzione come il Cotolengo, perché è dal fuoco che sorge tutto, è dal fuoco
dice: se volete fare qualcosa di grande nella vita, noi insegnanti, se vogliamo dire qualcosa di importante, qualcosa che possa segnare, se vuoi costruire una barca, qualsiasi genitore, se vuoi costruire una barca, non insegnare a tagliare il legno, ma in cima dell'altro il desiderio del mare aperto, perché dal desiderio del mare aperto che nascerà poi il desiderio di andare per mare. E attuale Saint-Exupéry della Cittadella dice che le grandi cose, le imprese, i beni, le mura, non nascono dalle nostre mani, non nascono dalle rocce, dalle pietre, ma nascono prima dal sole e dal desiderio che abbiamo nel cuore. Se vogliamo fare qualcosa di grande e di bello, partiamo dal desiderio e dal sogno che abbiamo nel cuore. E Calvino, Amerigo, mi ha sempre conto che lui aveva guardato l'apparenza, l'istruzione, ora vede il fuoco, bisogna ritornare ogni giorno al fuoco, come dire io insegnante ogni giorno che varco la soglia della classe, devo ripartire dall'origine, io studente devo ripartire dal primo giorno di scuola. E allora da lunedì sarà una giornata nuova se io riparto dal fuoco, dal desiderio, dal primo giorno di scuola, da quello che ha animato la mia giornata. Ma secondo punto di coscienza, di consapevolezza di Amerigo Orbea è la differenza tra l'ideale e l'ideologia. C'è una frase bellissima: l'ideale è diverso dall'ideologia. Se segui e persegui l'ideale, dice Orbea, l'io si compie. Attenzione che è il personaggio di Calvino che lo dice, non sono le nostre riflessioni. Se segui l'ideale, l'io si compie. Se segui una ideologia, non stiamo qua attaccando e identificando le ideologie politiche, ma l'ideologia, questo sguardo del socia, un equivalente in classe socia, l'io sfiorisce ed è triste. Se un equivalente in classe dicendo spiego lo parti e lo so già, Dio si unisce ed è triste ed è cinico, non si aspetta nulla. Seguendo l'ideale, amando l'ideale, Dio si compie. L'aveva intuito, pensate, 150 anni prima, 130 anni prima, Leopardi, nella poesia alla sua donna, quando è una situazione molto analoga, nella poesia alla sua donna, scrive Leopardi, fa con tanto dolore, cioè in mezzo a tutto il dolore, fa con tanto dolore quanto all'umanità che può essere fatto, in mezzo a tutto il dolore che mi potrebbe accadere nella vita, se alcuni ti amasse, se qualcuno amasse te, bellezza, quella prima maiuscola, non basta incontrare la bellezza che hai incontrato mia con me, bisogna amarla, se alcuni ti amasse, a lui più fuori questo vive beato, a lui più fuori questo vive beato, cioè per lui la vita sarebbe felice. E dico, con te la vita mortale sarà come quel che nel cielo invia, con te la vita mortale sarebbe il paradiso in terra, inviarsi, addirittura il paradiso fuori dal paradiso, avremmo il paradiso in terra se uno incontrasse la bellezza e la amasse.
di essere redento, di essere salvato. Io ho bisogno con il mio io di essere redento e salvato. E che al mio dolore questa cosa la avverte. Quella domanda che lui aveva messo da parte, quella percezione, lui, uomo tutto di un pezzo, uomo intellettuale, chissà già, e che aveva messo da parte, lì di fronte al Cotolengo comprende che lui ha bisogno di essere salvato, come quelle persone hanno bisogno di essere salvato. E guardate che emozione che aveva in me. Dice, e lì i ciechi riescono a vedere, lì i sordi al Cotolengo riescono a ascoltare, chi non può scrivere inizia a poter scrivere. E poi ancora, altro punto di consapevolezza bellissimo, che cos'è amore? L'umano arriva dove arriva l'amore, non ha confini se non quello che viviamo. L'umano arriva dove arriva l'amore, non ha confini se non quello che viviamo. Che cos'è amore? Amore è qualcosa che non si misura. Quando io inizio a misurare la La decisione per dire te, ti cedo, taglio
sempre avuto delle storie che potremmo noi definire quasi un po' malone, come sono definite queste storie, storie abbastanza veloci, non profonde, ma nel 62 Calvino si fidanza con Henry Singer e due anni più tardi, nel 64, decide di sposarsi e nel 65 nascerà la figlia Giovanna. Sono gli anni in cui ha scritto la giornata di un soldatore e Calvino ha detto: io sono cambiato, è il percorso di 10 anni, ha voluto ritornare al Cotoleco e a Calvino è cambiato. È come se la vita di Calvino fosse la prosecuzione della storia di Amerigo. Si parla del presente. E nel penultimo capitolo Amerigo Nomea si rende conto che c'è una tavola. La tavola era di vivere nel passato o di vivere nel futuro. Quella di vivere nel passato, già vissuto, vivere nel passato, quello che è stato un tempo, o quello di aspettarsi dal futuro una società perfetta, nuova. Questa è la tavola. Mentre bisogna vivere il presente. Bisogna cercare la felicità presente, bisogna cercare l'amore presente, dice che bisogna cercare la giustizia al presente. Il presente è complesso, il presente è come un labirinto, ma nel presente, in questo labirinto, che non è una trappola, ci devono essere delle mappe, ci deve essere il filo d'Arianna, dirà Calvino in un'intervista, ci vuole il filo d'Arianna, ci vuole una mappa per muoversi in questo presente. Mentre nel nostro presente, queste mappe, questo filo d'Arianna, spesso manca. Arriviamo all'ultimo capitolo. L'ultimo capitolo è quello in cui Amerigo Nomea arriva al tramonto, alla fine della giornata. E davanti a questo tramonto, lui che cosa vede? Vede una persona di Amerigo che è piccola, nana, non riesce a trasportare la carriola. E poco dopo arriva un'altra persona che è gigante e che sposta la carriola e sorride, e poi arrivano altre che capiscono. E Amerigo Nomea intuisce che nella città perfetta, in quel Cotoleco che è la città perfetta, c'è l'ora, l'istante in cui ogni città è perfetta. Capisce che c'è l'ora, l'istante in cui ogni città è perfetta. Dov'è questa perfezione lì nel Cotoleco? Dove non è arrivata quella piccola che spostava la carriola, è arrivata l'altra che sposta la carriola. In questo amore, in questa carità, in questo guardarsi, in questo andare incontro al bisogno, c'è la città perfetta. Intuizione che Calvino compirà nelle città invisibili del 1972. Conclusione delle città invisibili che richiama la conclusione della giornata dello spettatore, perché in fondo alle città invisibili ecco che Marco Polo parla con Laicano e gli dice: guarda che l'inferno se c'è quello che c'è già da ora, e di fronte all'inferno noi abbiamo questa arena più facile che quella di abituarsi all'inferno, e alla fine è come se tu fossi
ci ha detto più o